Ciao a tutti ragazzi, con ZigWest qui siamo pronti ragazzi che troveranno avanti con Sunset Overdrive. Io penso che siamo comunque a buon punto del gioco, perché adesso vedete quello che succederà in questo capitolo. Non so ancora quanti livelli mancheranno, quanto ci vorrà, quante missioni possiamo dire, anche perché comunque abbiamo due cose aggiuntive, perché abbiamo, io ho preso il pacchetto completo del gioco, quindi cioè sono, a quello che ho capito ci sono delle cose aggiuntive che sono andato a vedere e le attiverò poi con calma una volta che finiremo la campagna principale. Detto ciò ragazzi, vi lascio al gioco. E siamo prontissimi ragazzi per questo nuovo capitolo. Eccoci qua ragazzi, che adesso c'è la missione qua principale l'altra volta, che eravamo arrivati, diciamo che eravamo arrivati con questi pazzi esauriti, che sì, diciamo che ho un po' cambiato il costume della mia, del mio personaggio, perché comunque sia nel frattempo ho fatto altre cose, per cui ho anche nuove armi ragazzi, che tra poco vedrete. Nel frattempo andiamo avanti, vediamo che succede. Necessito di una cosa prima di principiare il tuo vascello. Ovvero? Dite. Aiutaci a punire i predoni che assaltarono le nostre riserve di cibo. Ma vi ho già portato il cibo. Hanno rubato anche il manufatto più prezioso del reame. La corona di Fargazia. Ok. Ma certamente avrete delle armi. No, non macchiamo l'onore con siffatte stregonerie. Sire, fate una grossa cazzata. Sono il re. Per definizione ciò che faccio è saggio. Dopo la vittoria costruirò il tuo mezzo acquatico. Alla pugna! Ignatius raduna i cavalieri, ma c'è un problema. Lorenz il Lebbroso è andato a cercare una polena e non è tornato. Lorenz il Lebbroso? Ah ah, no, basta sanguisughe e sciroppo. Una volta basta e avanza. Non temere, non è contagioso. Almeno credo. Vai al Seafront Shopping Town. Ci serve quindi la polena. Quindi si la polena della nave, va bene. Cioè ragazzi, io lo giro, questo gioco più va avanti e più veramente non ho un minimo di cognizione. Un senso, ecco. Non ha un senso. Oh no! La lebbra si diffonde già! Lorenz! Sei lì! Ok. Lorenz! Devi dirla più così. Oddio, che è successo qua? Vabbè, che è successo? Salve. Mettiti al riparo! Ehi, sei tu, Lorenz? Lorenz il Lebbroso? Non sono Lebbroso, Ignatius mi chiama così perché ho attaccato le piattole alla sorella. Okay. Beh, ti ha mandato in una missione bella incasinata. Dov'è la polena? L'hanno presa loro. Loro chi? Sono dappertutto. A confronto la Cambogia sembra Boise. Mugger. Perfetto. Wow. Ah, piano, che ho un'idea contro questi. Che cazzo sei, stronzo? Guardia fulmini! Fatto, presa! Ok. Attacca i Mugger. Ok, dove sono? Bene. Eccolo qua. Oddio, che cazzo è questo? Alla... Una testa di triceratopo. Ci posso credere, la polena quello ce l'ha ragazzi. Che cazzo. Via via via, eccola là la polena. Cioè è esploso qui, la polena è finita là. Va bene. Che oh, forza. Va bene. Prova 1, 2 sa sa. No vabbè raga, non posso caricare con il tricerato. Ma perché? Perché faccio domani in questo cazzo di gioco raga? È assurdo. Ok, piano. Via subito. Uso soltanto le armi di gomma, lo giuro! Salute, cavaliere!
Vedo che hai trovato la polena. Comunque, Lawrence è morto. La lebbra ha mietuto un'altra vittima. Piede corto. Prendi la polena e issala sul tuo carro d'assedio. Fargarziani! Vabbè. Si va alla guerra! Avanti, principessa! Dobbiamo essere ammazzati a questi, no? Perfetto, sciotti sciotti. Ale! Easy! Yeah? Non sei altro che un porco schifoso! Bello. Adunate al Crazy Comet, miei guerrieri! Fa tutto io, però va bene. Sono asserragliati al Dragon's Tail. Sì, ma la via è una barricata unica! A questo abbiamo già provveduto. Ok. Orsù, cavaliere! Scortaci alle mura! Ma guarda, vabbè. Merlino e la sua banda di perdenti! Guardate, c'è un castello qua! Fuoco! Cavaliere, usa i missili magici per abbattere quei proiettili! Missili magici? Direi a questo cazzo di castello, prova bene! Presto, sorgi e infrangi la riete! L'abbiamo fatto, ragazzi. In qualche modo siamo arrivati qua dentro. Portabandiera! Avanti, armi in pugno! Avanti e versate il sangue dei farabutti! Per far gol! C'è un chierico sul campo? Qualcuno ha una pozione curativa? Ahimè, troppo tardi. Il mio sangue. Io non ci posso credere, ragazzi. Ribolle! What the fuck? A me una fottuta arma! Vabbè, ok, andiamo avanti. Ora ci danno quest'arma, penso, come... perché c'era l'obiettivo, ragazzi, che ci sbloccava quest'arma, credo. Quindi, boh. Ce l'ho in mano, però. Se vuoi la tua stupida corona, era degli scambi qui a prendertela. Mio sire, un'orda di bestie si avvicina. Già, ora non ci voleva proprio. Cavaliere, noi respingiamo l'orda. Distruggi i fuochi d'artificio! Incendia il castello! Va bene. Questo castello di montagne russe è mio! Prendiamoli! Basta! Allora. Vediamo che cosa mi dice. Ok, ora c'è la parte. Ora esce il re, sicuramente bisogna sparare a lui. Allora non mi immagino che prende gli scappo. Va bene, nerd. Ora oh, basta. Madonna mia. Un deficiente. Non avevo dubbi che era un coglione vento. Perché tutti questi cosa, tutti coglioni. E pure il drago è uscito. Ti piacciono le fiamme, eh? E allora adesso ti do fuoco al culo. Vabbè. Confidiamo in te, cavaliere. Per te non è altro che un mini boss. Mini boss? Sono un maxi boss. Prova un po' a schivare. Allora, ok, so cosa fare. Hai dato fastidio allo scavo sbagliato. Se il re, ragazzi, non è facile. Che andare a prendere dove cazzo è. Lui che va a fare. Cosa mi chiedi di fare? Ah,
piacciono i giochi. Non sono divertenti, ma forse non capisco. Ma vaffanculo, stronzo. Vabbè. Niente male. Non mi pento di nulla. Merda, non gli faccio niente. Afferra la polena. Ok. Prendi la polena e fagliela ingurgitare. Quello che voglio fare. Ok, ragazzi. Che cazzo. Sto stronzo di merda che mi ha fatto girare 3 ore. Vittoria! Ignazio Oscurato, Farcazzi a difesa. Oh madonna mia, sta cosa però era già la prima volta. Vabbè. Zitto! Ma che cazzo? Figlio, io non ce la faccio più. Quindi diciamo che la corona non è di quel tizio degli scab, se deve prendere lui ora. Udite, Fargarziani! Ok. La vittoria oggi è in mano nostra! Ma non sarebbe stata possibile senza il nostro campione! È giunto il tempo che il nostro cavaliere ci saluti! Ma se avrete bisogno di me, mandate un corvo... e verrò. Non temete, miei sudditi. Ora torniamo a Fargarzia e libiamo idromele. E la mia barca? Torna di mane al castello e principierò la costruzione. Benissimo, prego. Ma che roba è? Queste barche fanno schifo. Ho solo seguito alla lettera il progetto di Mastro Brilcrim. Con me sarai al sicuro, vedrai. Wendy? Provo un nuovo ruolo. Ok. Il bardo non ha funzionato. Nel tuo viaggio avrai 3 compiti. Proteggere l'ammiraglia. Cercare l'Isir di fuoco. Okay. Gettargli l'Isir nel foro per curare la nave. Prima di salpare, dobbiamo rattoppare la nave. Vai a prendere un po' di spazzatura laggiù. Spazzatura? Non era elisir di fuoco? La nave è fatta di... Bene! Ora portala qui e gettala nel buco. Bene. Ho iniziato il gioco raccogliendo pattume e ora lo faccio di nuovo. Forse non ho mai fatto altro. Getta la spazzatura nel buco ai ragazzi. Ah! Rattoppatela, miei prodi! Perfetto! Ora muoviamoci! Chi è che spara? Va subito, ragazzi. Munizioni e fatto mira. Ah, rattoppatela, miei prodi. Ce l'ho fatta forse. Che... Ah, pure! Giustamente mancavano i winger. Pure questi ci sono, ma che palle, ragazzi. In nome di tutto ciò che è sacro. Ci sono bestie volanti in cielo. Ma no, veramente. Non l'avevo visto. Hanno le ali. Ci sono i draghi. Siamo morti. Tienili lontani dalla nave. Abbattili. Lo sto facendo. Diamine. La porta per il mare è chiusa. Dobbiamo fare inversione e cercarne una diversa. È morto. Hurra. Dove cazzo è? Un altro drago! Uccidili e andiamo! Morto. C'è 2 botte con questo cazzo di lanciapalle da bullying, ragazzi. E gli shot, eh. Oh, mamma mia. Ci
Ci sono sensori della Fizco. Speriamo che non ci scoprano se galleggiamo con il resto della spazzatura. Zero forme di vita, 100% rifiuti. Okay. Ok, ritiro tutto ciò che ho detto di male su Brilcrim. Travestirsi da spazzatura è un'idea geniale. Infatti, proprio. Rifiuti. Tutti rifiuti. Nient'altro che rifiuti. Disgustosi rifiuti. Sì, ho capito. Cristo. Adesso gioco qualcosa di... E quindi ora che succede? Cioè, ora ci sarà un checkpoint, insomma, ho finito qualche livello poi. Ok, vediamo che succede, ragazzi. Adios, Fizco. E vaffanculo, Sunset City. Ciao, vacanze. Sam? Aiuto! La Fizco sta eliminando le prove! Quali prove? Oh, bella la mia. Noi! Siamo noi le prove! Dobbiamo andare. Certo che dobbiamo, cazzo! Il mare ci aspetta! No, torniamo indietro. Stai scherzando? Devo aiutarli. Ma no, vedrai che... Abbiamo passato un inferno per andarcene. Perché mai dovresti tornare? Prima che iniziasse tutto, io galleggiavo sulla vita e non prendevo niente sul serio. Dopo la notte horror, io... Lo so che sembra folle, ma... La mia vita è iniziata nel momento in cui è finito il mondo. Per questo... Perché abbiamo cominciato a saltare in giro? Vabbè, ho capito, quindi... E se mi rifiutassi? Signor sì, capitano, tieniti forte, andiamo! Non è possibile, non ci voglio credere, no, vabbè ragazzo, il gioco è la vita, basta. Non ce lo posso fare, vabbè. Allora, per... Appena in tempo, dobbiamo tenerli fuori dal museo. Ok, sì. Basterebbe dire che è un museo, nessuno vorrà entrarci. Perfetto, devo fare. Ah, proprio arrivano così. Va bene. Avanti. Per ora siamo in salvo. Noi no! Anzi, il contrario! Ah! Vado a controllare. Oh mio Dio, Sam. Andiamo da Sam. Presto, grazie per l'aiuto. Ma buongiorno, come state? Okay. Trappole Tesla piazzate. Spero che servano. Vedete, l'ha attaccata a tutti quanti, ragazzi. In atterraggio in strada. E ha attaccato a tutti, ovviamente, per farli fuori. Hanno fatto un casino. Facciamo questo, questo. Forse dovremmo essere quasi alla fine del gioco. Con la ultima grande bomba. Va! What the fuck? Ai, questo è potentissimo. Allora, aspettate. Perché ho già capito che questo... Quindi ora ci arrediamo, giusto? Calma, Sam. Inventeremo qualcosa. Vediamo quale arma gli fa più effetto, ragazzi. Intanto mettiamo le distrazioni che possono servire. Non è detto che sono super efficaci, ma forse.
È proprio il boss della Fisco questo. Boom. Oh mamma mia. Porca troia! Hai visto come è esploso? Sì. Che spettacolo! Noi siamo stati fantastici. Abbiamo distrutto il robot gigante. Giusto, siamo stati fantastici. Vado a vedere se trovo qualcosa di interessante fra i rottami. Ho fatto tutto io, però gli altri almeno mi hanno dato supporto con i fucili, vai. E ci fermiamo qui ragazzi, perché veramente abbiamo fatto questo episodio. È stato veramente quasi proprio, è stato a un certo punto un casino tra il livello con la barca e il livello che dovevamo difendere i nostri amici, perché c'era attaccato ovunque. Che poi io, come sapete, come vedete voi stessi, a parte che compro spesso e cerco di prendere altre armi durante le secondarie, perché questo è quello che faccio poi dall'impostazione, ho cercato di farvi vedere come sono le armi nuove e cerco di usare quel tipo di armi, che sono tantissime le armi in questo gioco. Sono più di quanto è la rotella delle armi, avete capito? Quindi diciamo che non posso mettermi a cambiare di continuo. Quindi diciamo che faccio un po' ogni volta che apro la partita, come cambio vestito per ogni episodio che registro, cambio anche armi, praticamente faccio così. Comunque ragazzi, questo video è stato molto bello. Vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, ovviamente accendete la campanellina così potete essere aggiornati sulle notifiche per il mio canale. Anche la pagina Facebook per l'iscrizione, ovviamente, che è molto importante, perché metteremo tutto quello che c'è da dire, anche sui quanto riguarda il link della live, per quanto riguarda le cose in live o per i vari contenuti che portiamo nel mio canale. Iscrivetevi al sito Iola, che trovate anche quello in descrizione, che è molto importante, perché se volete seguire le mie live, soltanto ve le faccio. Vi porterò soltanto gli archivi delle live, quindi una volta che finisco le live lì, le pubblico qui, e dopodiché porto queste serie qui due video. Noi ci vediamo ragazzi al prossimo episodio di Sunset Auto Drive, che è veramente meraviglioso. Oh hi, you remember me, right?